una che è stata forse una delle voci massime tecniche, diciamo, del canto femminile moderno. E sto parlando della povera Whitney Houston, che a forza di farsi droga, a forza di spendere tutto in crack, io ho visto Whitney Houston in America, non dal vivo, ho avuto solo un colloquio con Pamela Anderson, con Roman Polanski, con i Bon Jovi, con i Rush e con quell'altro che non mi ricordo adesso il nome, Britney Spears, ma non ho visto Whitney Houston. Ho visto le foto però di Whitney Houston, che è ridotta ad uno scheletro. Ricordiamo che Whitney Houston è la nipote della famosa cantante Dionne Warwick, per cui è senza un soldo, ha speso tutto in droga e sta in condizioni pessime. E questa è una verità, come la verità di Britney Spears, che un giorno racconteremo attraverso una serie di filmati inediti che siamo riusciti a reperire io e Di Noia, però va fatto con un certo tatto, non si può traslare una cosa di una sofferenza umana in televisione tanto per fare un po' di cagnara, un po' di divertimento. Per carità di Dio, questo mai, e apposta ho fermato la cosa. Però c'è chi approfitta del male per farsi pubblicità. Ad esempio, ve lo spiego subito, la famosa, ma non era ancora molto famosa, Kate Moss, modella di, diciamo, non di primo piano. Nessuno la conosceva, la conoscevano chiaramente gli stilisti perché lavorava, ma da quando ci fu quella presunta, diciamo, quel presunto video, quella presunta ripresa fatta da un amico suo mentre si droga, e questa presunta cosa, poi come è entrato lì a filmare, che nessuno se n'è accorto, eccetera, qua sarebbe da parlare pure degli americani, eccetera, con gli iracheni nelle prigioni, come hanno fatto a far venire questa, a fotografare tutte quelle cose lì. Ci sono molte cose incomprensibili e molto strane, con molte talpe in mezzo. Ma Kate Moss non aveva nessuna talpa. Kate Moss aveva un'agenzia pubblicitaria e ha detto: sfruttiamo questa cosa della droga, così andiamo a finire su tutti i giornali, su tutti i quotidiani, ti fai la cocaina, eccetera, eccetera, filmiamo tutto. Ecco, dal giorno dopo Kate Moss stava su tutti i giornali del mondo, la fotomodella Kate Moss. Neanche io la conoscevo, l'ho conosciuta tramite questa cosa. Da quel momento in poi tutte le case più prestigiose del mondo hanno voluto Kate Moss come fotomodella. Per cui era un discorso organizzato quello, mentre Whitney Houston è un discorso vero e si va nel profondo dell'animo umano, mentre il discorso di Britney Spears si va ancora più a fondo di un'anima ancora più giovane e meno, diciamo, abietta, oppure non abietta, oppure perché Whitney Houston, insomma, sono anni che fa il mestiere, cioè dovrebbe sapere quello che fa. Britney Spears è ancora una ragazzotta, in fondo è stato dopo il parto, forse la voglia di non avere il figlio, ogni tanto succede queste cose, poi c'ha due figli, mi pare, cioè non ho capito bene. Quella è la verità. Kate Moss è tutta una cosa pubblicitaria, studiata a menadito per promuovere il male, ma per promuovere la persona stessa. Da quel momento tutte le case di moda più importanti hanno voluto Kate Moss, capito? Attraverso una storia negativa che è traslata in positivo.
e questo ve lo posso assicurare perché ho parlato direttamente con uno dei suoi vici, ufficio stampa a New York, la scorsa settimana. Però la lingua tedesca che usciva fuori da sto cantante dei Rammstein gli veniva forte, bello, sta lingua tedesca, da uomo forte, con questi accenti così sintetici, così, diciamo, da ordini militari proprio sembrano, no? Perché c'ha questa forza la lingua tedesca. Quando canta in inglese sembra un altro cantante, cioè non assomiglia assolutamente alla sua voce, sua, sempre sua, che ottiene con il suo gruppo i Rammstein. Lui ha fatto questo disco, tra l'altro, solistico, però come se fosse un gruppo. Non ha lasciato i Rammstein! Sta ancora con i Rammstein! Ha voluto fare questa nuova cosa. È in gruppo, c'è lui in copertina col coso, ma non c'è il suo nome, c'è solo sull'etichetta pubblicitaria. Perché sia il pezzo, sia il disco, sia sto presunto gruppo, e ripeto, non ha lasciato i Rammstein!